terra! Occhi chiusi! Dite, è vero che li conosco, ma sono anni che non vedo quei due. Perché non ci hai detto di averli riconosciuto il giorno della rapina? Già, vado a mettermi nei guai da solo, appena assunto. Perché nei guai? Ha detto del quartiere una coincidenza, no? Per me sì, per la polizia no. Difatti, eccovi qua. Che schifo di complice sarei. Si sono fatti beccare e non sono manco riusciti a portarsi via niente. E va bene, Lolli, diciamo che hai ragione tu. Polizia e coincidenze non vanno tanto d'accordo. Però stai tranquillo che questa la controlleremo bene. Va bene. Cosa coincidenza? A me è venuta fame, posso? Sì, sì. Ma grazie. Stai sempre a mangiare. Indovina chi c'era tra i testimoni al processo contro il pedofilo 9 anni fa? Devo indovinare? Chi è che ha fatto lo scherzetto al deposito valori? Uno dei ragazzi. Tutti e tre. Vitti, Rizzo e Lolli. Tutte e tre vittime degli abusi mai provati. Certo è strano. Prima fanno quella rapina assurda e dopo 2 giorni escono fuori le foto che incastrano il loro mostro. E chi le hanno prese? Si chiama Giovanni Trapani. Fa l'investigatore privato. 10 anni fa, al tempo degli abusi, fu assoldato da alcuni genitori per incastrare Maccione. Solo che dopo un po' rinunciò all'incarico, restituì i soldi e sparì dalla circolazione. E Maccione fu prosciolto per mancanza di prove. Ma gli ha detto male, perché io vengo assunto in quell'ufficio e scopro che il vecchio Trapani ha una cassetta di sicurezza, presa anni prima, proprio nel periodo delle indagini. Nel cavo non ci potevi andare, meno dato che Trapani fa visita alla cassetta tutti i mesi da 9 anni e ha pensato ricatto a danni di Maccione. Così vi nasce la domanda, che cosa ci sarà mai in quella cassetta di sicurezza? Scatta il piano della finta rapina che permette a uno di voi due di andare giù nel cavo. Nella cassetta di Trapani, Filippo, trova quello che immaginavate. Le foto di Maccione che abusa di alcuni ragazzini. Quelle stesse foto che non erano mai arrivate al processo. Solo una curiosità. Come avete fatto ad aprire la cassetta di sicurezza senza avere le chiavi? Non è stato poi così difficile. Su internet vendono un passepartout elettronico che funziona. E prima di consegnarvi alla polizia avete dato tutto ad Andrea, insieme alle foto, che poi lui regolarmente ci ha spedito. Ma chi siete? Giovani marmotte, oh? Comunque bravi e grazie. Perché siete riusciti a sbattere Maccione lì dove si meritava. Invece l'investigatore no. È un porco tanto quanto Maccioni. E in galera ci trova fini pure lui. E chi vi dice che non ci vada?